invito il collega Rizzetto a illustrare la sua interrogazione 54.121. Prego. Vado lo stesso. E proviamo a cambiare, che effettivamente c'era un minimo di rumore di fondo. Di essere in console. Grazie Presidente, buongiorno Sottosegretario. Lei sa, come lo sanno i colleghi, che con il decreto legge del 17 marzo 2020, all'articolo 15 dello stesso decreto si va di fatto ad investire INAIL rispetto alla certificazione, quindi ad una validazione straordinaria dei cosiddetti disposizioni di protezione individuale, ad esempio, voglio dire, le mascherine. Ora, INAIL, diciamo per le vie brevi, ha fatto capire di essere molto in difficoltà rispetto alla certificazione degli stessi, tant'è vero che INAIL afferma che ci sono molte migliaia di, voglio dire, di pezzi, molti milioni di pezzi, piuttosto che molte migliaia di PEC, che sono attualmente ferme, poiché delle due l'una, o il decreto è stato scritto male, e quindi investendo INAIL di una cosa che non riesce a realizzare, o dall'altra INAIL non è riuscita a, voglio dire, fare fronte a questo ammontare molto importante di pezzi in termini di dispositivi di sicurezza. Il risultato è che molte aziende, anche aziende importanti di importatori, si trovano con milioni di pezzi e quindi con milioni di fatturato fermi in dogana senza avere la possibilità di poter sbloccare la situazione. Grazie. Grazie collega Rizzetto, prego. Grazie Presidente, buongiorno onorevole Rizzetto. Con il presente atto parlamentare l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di garantire, nell'attuale periodo emergenziale, una celere certificazione dei dispositivi di protezione individuale affinché vengano messi in vendita in tempi rapidi e possano essere disponibili per tutti i cittadini. Al riguardo va infatti evidenziato che l'avvio della fase 2 dell'emergenza epidemiologica e la progressiva rimodulazione delle severe misure di contenimento richiedono, in favore delle imprese e dei cittadini, la più ampia disponibilità di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, anche per consentire la ripresa in sicurezza delle attività produttive nel rispetto dei protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico ed applicabili alle diverse attività e ai differenti settori. Proprio per far fronte a tali esigenze, per la gestione dell'emergenza Covid-19 fino al termine dello stato d'emergenza, l'articolo 15 del decreto Cura Italia ha inserito una speciale normativa in deroga alla disciplina armonizzata comunitaria per consentire una procedura di validazione straordinaria di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. La deroga introdotta dal legislatore con l'articolo 15 del decreto legge numero 18 del 2020 fino al termine dello stato d'emergenza riguarda la procedura e la relativa tempistica e non negli standard di qualità e sicurezza dei DPI che devono rispondere alle norme vigenti. L'INAIL, interpellato sulla questione, ha specificato che la procedura straordinaria di verifica dei DPI è effettuata sulla base dell'autocertificazione presentata e della documentazione prodotta a corredo della stessa e che non sono previste prove di laboratorio sui prodotti ed ha rappresentato inoltre che le validazioni positive sono pochissime. Al 2 giugno ultimo scorso sono 191 su 3.231 provvedimenti emessi, meno del 6%. Le carenze documentali riscontrate riguardano principalmente l'assenza di report sulle prove effettuate sui dispositivi, ovvero l'allegazione di test report carenti o non rispondenti ai risultati esposti ai limiti indicati nella normativa tecnica di riferimento, la presentazione di attestazioni di conformità o di certificati di compliance non valutabili perché rilasciati su base volontaria da enti non accreditati per i DPI e, in alcuni casi, non risultati presenti nei database dei predetti enti e, da ultimi, la mancata indicazione puntuale dei modelli di prodotto e del produttore. Al fine di mitigare tali criticità e di favorire la più ampia disponibilità di prodotti per la ripresa in sicurezza delle attività produttive della cosiddetta fase 2, a seguito della progressiva rimodulazione delle misure imposte per il contenimento della pandemia nella fase 1, è allo studio una disposizione che possa risolvere le principali criticità relative all'applicazione del citato articolo 15 del DL numero 18 del 2020, con particolare riferimento all'importazione, semplificando e decentrando, secondo un criterio di prossimità, la gestione operativa dell'attività di validazione da inserire, laddove possibile, nella fase di conversione del DL 34 2020.
L'attenzione rivolta al tema da parte del governo in questa delicata fase emergenziale è pertanto altissima. In conclusione, pur non potendo allo Stato fornire le puntuali indicazioni che richiede l'onorevole interrogante, voglio rassicurare sul fatto che questa tematica è ben presente in tutta la sua complessità a questo esecutivo, che farà il possibile per risolverla in tempi rapidi. Grazie. Prego, collega Rizzetto. Grazie, Presidente. Oddio, sì, lei sa, sottosegretario, probabilmente capisce la simpatia che io ho nei suoi confronti, ma rischiamo di arrivare, come si disse dalle mie parti, quando a chiudere il pollaio, quando le galline ormai se ne sono andate. Nel senso che oramai lei sa perfettamente quale diffusione rispetto a certificati di protezione, a dispositivi di protezione individuale ormai si è raggiunta nel nostro paese. Cioè, se un cittadino qualsiasi va in una qualsiasi farmacia, trova una mascherina. E le devo dire che, essendomi fatto un po' di esperienza sulle mascherine, avendo degli amici che, voglio dire, lavorano nel campo, addirittura non tutte quelle mascherine corrispondono ad una certificazione, così come ex decreto Cura Italia. Ma ci troviamo nel paradosso per cui ci sono delle aziende che hanno milioni di merce ferma ancora oggi in dogana, che non possono distribuirle. Guardi, io, se posso, lo faccio pubblicamente, vorrei fare comunque i complimenti ad Inail, perché so quanto lavoro stanno svolgendo negli ultimi due mesi. Il dottor Gambacciani è una persona che lavora probabilmente anche il sabato e la domenica per poter portare avanti questo tipo di iniziative, quindi a loro sicuramente i complimenti. Però due sono le strade. Deve esserci una fase normativa con una proposta di semplificazione rispetto ai criteri di validazione, ripeto, semplificazione rispetto ai criteri di validazione che attualmente sono insormontabili. E poi, sa, il vero problema, me ne sono un po' informato della cosa, il vero problema è che in Italia, sa quanti istituti di certificatori esistono? Perché Inail sappiamo che non ha un laboratorio di certificazione. Oggi in Italia ci sono 4 istituti di certificazione, gli ultimi due si appoggiano ai primi due, quindi di fatto i primi due lavorano anche per 4 e non ce la fanno. E glielo dico io, sa dove vanno dove si va oggi a fare le certificazioni? In due luoghi, in Cina, laddove altri istituti di certificazione si appoggiano ad altri istituti che non sono certificati, e in Nord America. E quindi paradossalmente noi dobbiamo prendere parte del materiale che arriva in Italia e che è fermo in dogana per rimandarlo dall'altra parte del mondo per ritornare da un'altra parte. Ripeto, chiudo e la ringrazio e mi rileggerò la risposta. Rischiamo di arrivare ad un punto in cui molto probabilmente ci sarà un'ampia fornitura di mascherine per tutte le vie trasversali che in questi mesi, voglio dire, anche i commercianti stessi o le farmacie piuttosto che i supermercati si sono muniti in termini di altre vie da percorrere, e ci troveremo di fronte al fallimento, ad esempio, di aziende. Chiudo, Presidente, con questa cosa, però ci tengo. Sono arrivate ad Inail circa 5.000 PEC. Di queste 5.000 PEC, oltre il 94% è stato dichiarato non processabile, perché riportavano, tra l'altro però come da decreto, la scritta KN95. Ci troveremo, e chiudo veramente, di fronte al fallimento di aziende che hanno 700, 800, 1.000 euro, 900, 1 milione di euro di merce ferma da ormai due mesi in dogana, e che di fatto falliranno, e ce le troveremo qui di fronte a Montecitorio a protestare, perché loro, voglio dire, magari non tutte, ma la maggior parte di loro ha seguito le linee guida, che tra l'altro anche nei siti, voglio dire, non sono così chiare, così come la si vuol far capire. Grazie, collega Rizzetti.